Ciao, io sono Pasquale. Oggi un breve video di aggiornamento su quello che sto facendo in questi giorni, sia in termini di investimenti, ma anche di come procede il mio grande progetto di crearmi delle entrate passive. Perché ci sono novità da tutti i fronti. Alcune molto probabilmente le conosci già e altre un poco meno, ma in ogni caso un riepilogo qui è d'obbligo, almeno per me. Prima di iniziare, ti ricordo che è un ottimo antistress in questo periodo molto stressante la pratica di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel pollice in su, un bel mi piace. Questo è il miglior modo che puoi usare per aiutarmi ad attivare nuove entrate passive perché fai salire il mio video negli algoritmi di YouTube. Se poi vuoi ancora sentirti meglio, ma molto meglio, puoi anche sostenermi su Patreon. Funziona. Te lo assicuro, funziona come un tè freddo d'estate a Crotone sotto il sole. Anche se non conosci Crotone, io ci vengo e la conosco. Partiamo, prima di tutto, dai miei investimenti. E se mi segui da un po', come ben sai, ho avuto la fortuna, per non dire la parola che comincia con la C e finisce con la O e che è di quattro lettere, cruciverba per te, di aver disinvestito tutto perché ho avuto, diciamo, la possibilità. Anzi, ho avuto l'opportunità di poter andare a lavorare in un'altra nazione, cosa che ancora non ho confermato al 100%, ma spero che a breve sia confermato, e per cui non ho più niente di investito nel mercato azionario. Però in questo periodo non sono stato con le mani in mano, anche perché a causa del virus di Batman che sta dilagando su scala mondiale, come hai potuto vedere anche tu, se insomma sei in questo ambiente, i mercati stanno calando in maniera impressionante e la volatilità di questi mercati è veramente aumentata in maniera esponenziale. Non sono solo i mercati che calano, ma anche la volatilità che aumenta. Siccome non avevo mai fatto una cosa del genere con denaro vero, dopo aver fatto, diciamo, un paio di settimane in demo, sia con Plus 500 che con eToro, ho deciso di prendere una piccola somma dei soldi che avevo ritirato, che avevo messo nel mio fondo di emergenza, di 300 euro, di provare a investire, anzi, di andare a fare trading giornaliero sugli indici. Ed in particolare l'ho fatto su alcuni indici che andavano malissimo in quel periodo, il FTSE MIB italiano, il francese CAC 40 e poi anche il Nasdaq e lo Standard & Poor's 500 e ho qualcosina anche sul Dow Jones Industrial Average. Prevalentemente ho utilizzato la volatilità di mercato, oggi non mi escono le parole, per fare operazioni short, ma anche per delle brevi operazioni in long. Ho fatto, diciamo, poco più di 3 giorni e da quei 300 euro sono riuscito ad accumulare un piccolo profitto di circa 190 euro, per cui niente male per 3 giorni, soprattutto per chi quei 190 euro in 3 giorni neanche li fa di lavoro, soprattutto per una persona totalmente inesperta come me e in particolare sulle operazioni short. Però poi ho deciso di non continuare per due motivi molto semplici. Prima di tutto mi reputo ancora molto inesperto e come tale avrei potuto bruciare tutto quel profitto nell'arco di poche ore se non di pochi minuti. E proprio perché non avendo esperienza non capisco ancora bene come i mercati fluttuano in un periodo come questo e come anche gli sciacalli di questo settore si infilino per ciullare soldi a tutti quanti. Secondariamente perché ogni volta che vedevo oscillare i titoli in modo molto molto volatile, avevo 13.000 infarti al secondo. Vedevo camminare Godzilla nel soggiorno di casa e il mio amico immaginario a un certo punto ha cominciato a minacciarmi che sarebbe andato via di casa se non avessi smesso subito. Situazione alquanto complicata, eh? Comunque, col guadagno che ho fatto da queste operazioni, la cosa che ho deciso di fare è prendere quel profitto e invece di reinvestirlo o di metterlo da parte, l'ho usato per ulteriormente andare a coprire i debiti che ancora mi sono rimasti da pagare, ma che voglio eliminare. Se ti ricordi, a gennaio 2019 avevo una montagna di debiti e ad oggi sono rimasto con veramente pochissimi debiti da pagare, neanche il 5% di quello che avevo a gennaio 2019. Per cui, se tutto andrà secondo i miei piani, a metà aprile dovremmo essere, io e la mia famiglia, completamente debit free, liberi dai debiti. E come diceva il famoso Carcallo Pavettoni, e la lira si impenna! Andiamo a parlare invece della mia situazione sul mio progetto di entrate passive, o comunque come procedono tutti i miei progetti, per crearmi almeno 500 euro di entrate passive al mese, che è un po' il mio target.
Allora, sono ancora in alto mare, questo lo devo dire con sincerità, ma le cose stanno cominciando a muoversi nel modo e nella direzione giusta. Per esempio, dai circa 10 euro trimestrali dei miei podcast, adesso sono passato a circa 13 euro a trimestre. Pochissimo, lo so, però si cresce un passo alla volta, senza fretta, ma con tanta determinazione. Inoltre, sono riuscito anche a monetizzare il mio primo canale YouTube, che è quello che ho creato da più di un anno e mezzo e che si occupa di nutrizione e alimentazione e che si chiama Health Me Food. E se sei interessato a questo argomento, per cui nutrizione, alimentazione e salute, io ti invito ad andarmi a seguire anche su quel canale, perché anche lì è gratis, qualunque cosa tu faccia, iscrizione, pollice in su e campanella delle notifiche. Per quanto riguarda la stesura del mio libro su questo canale, sono riuscito a completare tre capitoli sui 7 che il libro ne dovrebbe contenere. Ovviamente il libro è relativo a argomenti trattati su questo canale che sono di finanza personale, investimenti, debiti e ti racconto un po' la mia storia in questo libro. Ho superato le 60 pagine scritte e per cui penso di arrivare a scrivere un libro che sia intorno alle 150 o 200 pagine o qualcosina di più. Se tutto va secondo i piani, fine aprile, inizio maggio lo pubblicherò sia su Amazon Kindle, in versione Kindle, che in versione cartacea. Per quanto riguarda invece questo canale, ho da poco superato le 1600 ore di visualizzazione e 1540 iscritti, per cui diciamo che sono un po' a metà strada, sia per quanto riguarda il numero di iscritti, e quasi a metà strada, per quanto riguarda le ore di visualizzazione, quelle che sono necessarie per cominciare a monetizzare questo canale. Anche se non proprio vicino alla metà con le ore, però diciamo che sono quasi, quasi arrivato. Ora, sinceramente non so quanto tempo ci metterò a crescere con questo canale per arrivare a monetizzare. Più o meno sto crescendo alla media di circa 113 iscritti al mese. E per favore, se mi aiuti a crescere, un'unica cosa che puoi fare è condividere questo video per fare in modo che ci siano più iscritti e che io possa avere più visualizzazioni. Per quanto riguarda invece la monetizzazione del primo canale, so che non si possono ci dire cifre, o al momento ho sentito che YouTube non lo permette. Però in linea di massima, avendo appena cominciato, non credo che ci siano problemi a dire cosa guadagno perché non si parla di qualcosa di ipergalattico, più o meno sono intorno a 1 euro al giorno, un centesimo più, centesimo meno. Boh. Invece, per quanto riguarda questo secondo canale, l'argomento, per quello che ho sentito dire, dovrebbe dare un introito leggermente più alto e per cui spero di arrivarci il prima possibile, però ovviamente andare a rimpolpare le mie entrate e magari cercare di arrivare il più presto possibile a 100 euro al mese fra i due canali. Questo perché, per quello che ho capito, la crescita poi nel tempo è esponenziale. Adesso si guadagna poco, poi piano piano si comincia a guadagnare sempre di più. Per quanto riguarda invece gli altri progetti, cioè il libro sulla nutrizione e il videocorso sulla nutrizione, ho momentaneamente messo questi due progetti in stand-by. Sto seguendo il consiglio di uno youtuber che considero molto preparato e che stimo tantissimo, che è Gianluca Ranieri Bandini, una persona che stimo veramente tanto e per la quale ti invito anche ad andare a iscriverti al suo canale, perché per quanto riguarda finanza, investimenti e studio nell'ambito di questo mondo c'è tantissimo da imparare da lui. Seguo il suo consiglio perché effettivamente ho constatato che fare troppe cose assieme porta semplicemente a diluire l'impegno su troppe cose. Invece, per come sto facendo adesso, mi sto concentrando solo su pochi progetti, un poco alla volta, indirizzando le mie forze in determinate tipologie di progetti che sono limitati e che una volta completati mi daranno molto ma molto più tempo per andare poi a completare gli altri progetti che ho in cantiere. Perché se da maggio riuscissi già a monetizzare il libro e magari da giugno-luglio il secondo canale potrebbe essere molto vicino alla monetizzazione, potrei concentrarmi sul videocorso e sul libro relativi alla nutrizione, che richiedono ovviamente rispetto al libro che sto scrivendo adesso molto più tempo, in quanto bisogna anche andare a ricercare studi scientifici di settore, quindi anche riportare una bibliografia piuttosto lunga e complessa. Per cui un enorme grazie a Gianluca. Per quanto riguarda questo canale, sono ancora fermo a 2 video a settimana, uno il martedì e uno il venerdì. E il mio obiettivo, diciamo, su questo canale è riuscire a portarlo ad almeno 3 video a settimana, per cui martedì, venerdì e poi non so quale sia l'altro giorno, magari domenica.
ci sto lavorando per capire come gestire, per poterlo gestire con tutte le tempistiche che sono coinvolte, anche perché col fatto che adesso ho un piccolo satanasso, un bambino di 4 mesi, che piange quando io scrivo e quando io registro, e poi invece dorme quando io mi sto grattando beatamente la pancia o la testa o qualcos'altro che non si può dire. Si vede che è mio figlio perché rompe le scatole come me. Infine, per quanto riguarda gli investimenti, una volta che andrà tutto in porto, per andare in porto intendo il mio trasferimento, quando avrò la sicurezza di trasferirmi e quando avrò la sicurezza di quanti soldi dovrò utilizzare per il trasferimento, ho già in mente la strategia da utilizzare per reinvestirli già dal primo giorno, che ho parzialmente accennato in un video precedente, ma sicuramente andrò a fare un video dedicato non appena tutto sarà ben delineato. Bene, lasciami per favore un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi e se anche tu hai avuto modo di ad esempio attivare delle entrate passive e di che entità sono o siano, perché vorrei parlare italiano, se ti fa piacere magari. Piano piano io ce la sto facendo e ora tocca anche a te entrare in questo mondo. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando di spingere il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche, regalami un godric, è quello vero, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!